Zecbulina opera nel settore nautico, offrendo servizi sia di vendita che di installazione a bordo, attrezzature elettroniche e di attrezzature veliche in generale. Possiamo lavorare sia su barca motore per quanto riguarda il settore elettronica, che su barca a vela per quanto riguarda il settore attrezzatura, tessilame e quant'altro. L'attrezzatura elettronica aiuta tantissimo sulla navigazione, soprattutto oggi con le nuove tecnologie, wifi, iPad e quant'altro, possono sostituire fra virgolette un uomo, comunque tenendo tutto sotto controllo e attivando degli allarmi, verifiche, controlli, soprattutto nelle nostre zone che la nebbia è abbastanza importante, quindi con queste apparecchiature danno una grossa mano a navigare e per i pescatori danno una grossa mano a cercare sui fondali i pesci, oggetti. I vostri primi clienti sono innanzitutto la gente del porto proprio? Certo, questa roba si vende su queste barche, sia qui nel porto di tutte le zone, e aiutano tantissimo e poi sono dei bei giochi tecnologici, veloci, e ormai fanno di tutto. Noi installiamo attrezzature sulle barche a vela, principalmente avvolgifiocchi, winch, smontiamo e rimontiamo alberature, sostituiamo drizze, diciamo tutto quello che serve per poter navigare a vela, ecco, principalmente. Per quanto riguarda un piccolo cabinato o una deriva, tutto quello che può essere, diciamo, l'attrezzatura in generale, dal cimino, diciamo, al bostello o comunque al canclit, ecco, diciamo. O se no su una barca un po' più importante, che può essere una barca di 10, 12, 14 metri, tutto quello che serve comunque per poter navigare a vela. Sicuramente la soddisfazione più grande sono vedere i clienti che nel tempo tornano indietro da noi per poter fare i lavori, quindi questo ci gratifica perché vuol dire che i lavori fatti fino ad oggi sono stati fatti bene e il cliente si fida di noi, che è una cosa importante questa. Qualche VIP, qualche caso particolare? Ma qualche VIP, col fatto che comunque seguiamo col furgone anche parecchie manifestazioni e lavoriamo praticamente in tutto il territorio nazionale, ci troviamo di solito anche manifestazioni tipo in Sardegna, Porto Cervo, così da avere a che fare con personaggi, ecco, importanti. Cerchiamo di accontentare tutti e poi dobbiamo prendere le misure e verificare VIP o non VIP come gestire la cosa.